Io vedo. Io sento. Io parlo. Sentiti libero. Bisogna entrare in una dimensione saturnina della questione. Scelte controcorrente. Quasi rivoluzionario. Creativa. Irriverente. Arte e cultura sono cose che non si mangiano. Nati sotto Saturno vuol dire essere malinconici. Non melanconica. Conoscere per fare. E riflessiva. Portateci lontano. Su Saturno. Uno dei pianeti più lontani rispetto al Sole. Per leggere la cultura. Su Saturno. 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 Su Saturno. E Saturno. Cultura che viene e cultura che va. Scappa. In galera! 319 favorevoli, in galera! La Camera ha pertanto deliberato di concedere l'autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Papa. Un voto indegno, un errore gravissimo, un attacco alle libertà democratiche. Il voto della Lega? Non so come la Lega ha votato nel suo fondo, se ha votato con il PD e l'UDC ha fatto un grave errore. Papa doveva essere e deve essere processato, ma in galera si fa la fine dei processi non prima, questo non perché sia deputato ma per qualunque cittadino italiano. Non c'erano gli estremi per metterlo in galera perché non c'erano, non c'è nulla, né il pericolo. Vada un po'. Voi siete i rappresentanti del popolo. E lei porti il cane a spasso e non rompa sì, le scatole. Questo è mille volte più intelligente di lei, questo qua. Lei sicuramente. Lei come giornalista faceva schifo, sì. Come era parlamentare e come uomo, glielo dico in napoletano, è proprio nonna. Sì, sì. Ma non l'ha capito ancora questo dove ci porta sto pezzo di merda, non l'ha capito ancora. Vediamo stia, quelli che vengono dopo. Si è inciucciato, mo, questa è Papa. Ma la prossima sarà lui finalmente. Tranquillo. Vedi, questa è la prova di che cos'è l'Italia oggi. Non vogliamo privilegi. I parlamentari non devono avere privilegi e se c'è qualcuno che ha sbagliato e che sarà condannato deve stare in galera, ma questo è un altro discorso. In nessun caso la carcerazione preventiva? In questo caso non c'è nessun motivo della carcerazione preventiva, ripeto, non è il Palazzi dell'impunità. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura di custodia agli arresti domiciliari decisa al Tribunale del Riesame di Bari nei confronti del senatore Alberto Tedesco. La votazione è aperta. Il Senato non approva. Perché la disparità del giudizio fra la Camera e il Senato sia estremamente chiaro. Al Senato abbiamo dimostrato di essere garantisti, non si arresta nessuno in maniera preventiva, specialmente quando non c'è il pericolo di fuga e non c'è il pericolo di inquinamento delle prove. Qua alla Camera e il Partito Democratico e una parte della Lega ha dimostrato che questo garantismo non c'è. Non vi sono dubbi che l'area maroniana, per così dire, ha votato per l'arresto. Maroni ha voluto farlo vedere anche ai giornalisti mentre votava dall'alto. Sembra che Bossi non conti più nulla, almeno questa è l'opinione che si è fatta anche la gente. Falso. Sembra che Berlusconi avesse detto qualche giorno fa salvate Papa per salvare me. Non c'è nessun rapporto tra Papa e Berlusconi. È nascosto? Moltissimo, era a terra. L'onorevole Papa ha fatto una dichiarazione prima del voto, parlando anche della sua famiglia, dei suoi figli. Ecco, io penso che allora lui ha fatto la parte finale della dichiarazione, era eccellente, la parte invece patetica, secondo me, è stato un errore tecnico, no? Perché come chi ha letto Guerra e Pace e ha letto Tolstoi sa che se c'è in arrivo un linciaggio e tu mostri il sangue, ti ammazzano subito. Allora, benvenuti a tutti a questa prima puntata di È la Stampa Bellezza, serie del fattoquotidiano.it. Ricordo subito che potete seguirci sul sito internet, interagire naturalmente con tutti i social network, Facebook, Twitter, commentare in diretta. Io presento subito i nostri ospiti, il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buonasera. Il direttore del fattoquotidiano.it, il sito internet, Peter Gomez. Buonasera. E il vice direttore del Tempo, Giuseppe Sanzotta. Buonasera. Questa mattina il Fatto ha pubblicato il derby delle manette, un derby che finisce praticamente con
l'autorizzazione all'arresto per Alfonso Papa del PDL e il salvataggio invece del senatore Alberto Tedesco del PD. Direttore Padellaro, diciamo subito, che scenari si aprono ora? Allora, diciamo che Berlusconi è a pezzi, il governo è a pezzi, la Lega è a pezzi. Il voto di oggi dice in sintesi questo. Berlusconi, che Berlusconi sia a pezzi lo dice lui stesso. Abbiamo visto la reazione irata quando nel momento della votazione per l'arresto di Papa. Non se l'aspettava, come non se l'aspettava quasi nessuno, perché sembrava veramente che alla fine Papa l'avrebbe fatta franca. E evidentemente lui, Berlusconi, contava sulla solidarietà di casta e di maggioranza, che invece si è sfasciata. Si è sfasciata perché la Lega si è spaccata. Qui c'è un dato con il quale dovremmo fare i conti da stasera in poi. Bossi conta sempre di meno e Maroni conta sempre di più. E io non so se nei prossimi giorni assisteremo a una defenestrazione di Bossi, o comunque una sua, forse Bossi verrà messo sotto tutela, comunque lo è già in parte. D'altra parte le sue condizioni fisiche, la sua incapacità di tenere insieme al partito, insieme al partito della Lega, non sono fatti di oggi. Tutto questo cosa dimostra? Che abbiamo un governo ormai ridotto a una macerie. Sono macerie quelle del governo, è un governo che non riesce più neanche a far approvare una legge come quella urgentissima sui rifiuti a Napoli. Abbiamo assistito a uno spettacolo incredibile con la ministra Prestigiacomo che veniva continuamente messa in minoranza proprio dagli emendamenti della Lega. Ogni ministro va per conto suo. Insomma, la situazione è questa, in sintesi, e il voto su Papa l'ha dimostrato in maniera lampante. Allora, due esiti, questi emersi dalla giornata politica di oggi, sui quali si è giocato appunto un lungo e snervante braccio di ferro, i cui meccanismi poi tenteranno di spiegarceli i nostri ospiti. Tra poco ci raggiungerà l'onorevole dell'Italia dei Valori, Lo Luca Orlando. Intanto però chiedo al nostro ospite, al vice direttore del Tempo, domani che titolate? Voi siete stati già molto garantisti questa mattina, avete un ampio articolo che avete fatto su Papa, siete tornati sulla vecchia tesi di Papa dicendo che appunto ci sarebbero delle ritorsioni dei magistrati contro di lui, che ricordiamolo è ancora magistrato. Sì, sospeso. No, il nostro titolo punterà un po' sulla vicenda del Papa, come c'è una voglia di forche e forconi questo nel paese. E in realtà Papa è la vittima di un giudizio complessivo sulla classe politica da parte di tutti gli italiani. Cioè, questa classe politica ha dato una pessima prova di sé nel momento in cui si chiedono agli italiani dei sacrifici, ha dimostrato, non ha voluto toccare quasi per niente i propri privilegi. Diciamo che Papa in qualche modo, al di là delle sue responsabilità che poi decideranno i giudici, è un po' è stato sacrificato a questo malessere che c'è nel paese nei confronti appunto dei partiti. Quindi il nostro studio in qualche modo cercherà un po' di spiegare questo. Gomez, su tutto, ma chi sono Alfonso Papa e Alberto Tedesco? Beh, sono due esponenti della banda larga che sta governando il paese, non mi riferisco alla banda larga di internet. Sono due esponenti di questa classe politica che trasversalmente negli ultimi 20 anni ha cercato di dribblare il codice penale. La storia di Papa di centrodestra è una storia emblematica perché è una toga azzurra. Papa come magistrato a Napoli ha combinato poco o nulla, inchieste eclatanti che finivano sui giornali, è entrato poi grazie al meccanismo delle correnti, lui era importante nel sindacato della magistratura, in magistratura indipendente, è entrato nei ranghi del ministero, è stato addirittura vice capo di gabinetto di Castelli e ha sfruttato le sue conoscenze, secondo l'ipotesi di accusa, ma l'ipotesi di accusa che sono fondate su una serie di testimonianze, per fare un po' paura a una serie di imprenditori in modo di farsi idea, avvertendogli di inchieste in corso e quant'altro. Ed è diventato per un certo periodo, perché ce l'ha raccontato Bisignani, uno delle sue antenne attraverso il quale il presunto capo ex fiduista di questa che tutti chiamiamo l'organizzazione P4 riusciva a raccogliere notizie sulle
inchiesta giudiziaria in corso, per poi trasmetterla alla politica. E in virtù di questo Papa, secondo l'ipotesi di accusa, viene anche candidato in Parlamento. Tedesco invece è un esponente più vecchio, più classico, della Prima Repubblica, è un ex socialista, ha militato a lungo nel Partito Socialista ed è stato assessore della Giunta Vendola, nominato assessore della Giunta Vendola, nonostante che al di là dei reati si sapesse una cosa. Lui è stato mandato ad occuparsi di sanità nonostante che si sapesse che i suoi figli si occupavano di fornitura nella sanità. Di fronte a questo conflitto di interessi palese, la classe politica, per ragioni di equilibrio politico all'interno del centro-sinistra, l'ha nominato lo stesso. Poi nella sanità pugliese, come accadeva col centro-destra, un po' meno con il centro-sinistra, ma continuava a accadere, sono andati avanti episodi di lottizzazione, presunta corruzione, forniture truccate. E a tutto questo, a questa banda larga, oggi si aggiunge la notizia delle notizie, perché oggi abbiamo discusso di queste due richieste d'arresto con questo esito paradossale. Ma la notizia vera, forse, di oggi è l'apertura di un'indagine a capo per corruzione, a capo di Filippo Penati, Quisque di Popolo. È un personaggio importantissimo in Lombardia, perché è stato un presidente di centro-sinistra della provincia, è stato uno, fino a qualche mese fa, uno degli uomini della segreteria di Bersani, e in questo caso siamo di fronte all'inchiesta classica. C'è un imprenditore, Pasini, di Sesto San Giovanni, che doveva fare un grande affare sull'area Falck, che a un certo punto salta, viene sentito dai magistrati e accusa e muove delle accuse nei confronti di Penati e alcuni uomini della quella che chiamavamo la Stalingrado d'Italia. Questo dimostra una cosa, che al di là dell'esito delle inchieste giudiziarie, a 20 anni dall'inchiesta di Mani Pulite, il problema della corruzione e dei reati legati alla pubblica amministrazione in Italia è tutt'altro che risolto. Allora, in attesa, appunto, ecco, ci sta raggiungendo, eccolo inquadrato, Luca Orlando, buonasera, dell'Italia dei Valori. Io anzi chiedo subito a Orlando, è arrivato qualche aiuto inaspettato in Senato al PD tedesco? Ma francamente oggi abbiamo vissuto due esperienze diametralmente opposte. Abbiamo vissuto l'esperienza della Camera dei Deputati, che dà la sensazione che l'indignazione dei cittadini, quella che si è manifestata nella primavera di quest'anno, quella che si è manifestata con le elezioni amministrative, con il referendum, il fastidio per i privilegi di casta, il no alle leggi a di persona, abbia trovato finalmente dentro il palazzo, nella Camera dei Deputati, la propria espressione, nel senso che si è affermato il principio che i parlamentari rispondono davanti ai magistrati come qualunque altro cittadino, che in un paese normale dovrebbe essere normale, nel senso che un parlamentare travolto da inchieste dovrebbe dimettersi da parlamentare, se non si dimette dovrebbe farsi processare, almeno processare come gli altri cittadini. Al Senato è venuto esattamente un segnale di tipo opposto. Abbiamo assistito a una dichiarazione del senatore Tedesco, che ha dichiarato: vorrei il voto palese, vi chiedo di votare per il mio arresto, ma è evidente che il sistema della corruzione è talmente forte che è andato anche contro le richieste dello stesso interessato, perché non era più in discussione la sorte personale di qualcuno, ma probabilmente c'è il clima di paura di un sistema che teme di essere sottoposto, pensate a cosa terribile, a dei normali processi, secondo le regole dello Stato di diritto, che sono cosa normale in tutto il mondo. Allora io credo che ci sia stato sostanzialmente questa doppio messaggio, uno di speranza dalla Camera e uno di paura e disperazione per quanto riguarda la casta al Senato. Io credo che tutto questo si inserisce in una maggioranza che non c'è più. Si è rotta la maggioranza, ma credo che si sia rotta anche la Lega. Ora vedremo cosa farà Berlusconi. Probabilmente farà come fece un anno fa cacciò Fini, adesso caccerà Maroni. Tra poco affronteremo. Io intanto chiedo subito a Federico Mello quali sono le reazioni alla vicenda Papa Tedesco che arrivano appunto dai social network e dai commenti dei nostri lettori del sito del Fatto Quotidiano.it. Allora, qua come vedete siamo collegati con tutti i social
social network ci state seguendo e potete continuare a farlo su Twitter, su Facebook, su Google Plus e sui commenti sul blog. Come prima cosa, molti spettatori dicono che l'audio è basso, abbiamo avvisato la regia, comunque informateci se sentite meglio, così sappiamo tutto come è risolto. Qua c'è tante questioni che riguardano la giornata di oggi, tanta rabbia che si unisce alle vicende degli ultimi giorni, alla finanziaria difficoltosa, e soprattutto il popolo della rete si divide sulla questione Papa Tedesco tra chi pensa che il salvataggio in qualche maniera di Tedesco e l'arresto di Papa sia stata un'imboscata, viene definita così, della Lega, che ha deciso quindi di votare in una maniera alla Camera e un'altra al Senato, e chi invece pensa che sia stata questa anche una giornata di sconfitta per l'opposizione e anche per il PD. E come domande che ci vengono rivolte direttamente, io vorrei girarvele, e molte naturalmente riguardano Tedesco. Allora i nostri spettatori chiedono prima di tutto se il PD può ritirare la tessera di Tedesco e quindi può cacciarlo dal partito. E poi vi faccio delle domande, vi leggo una domanda che è arrivata in questo momento. Chiede un utente Twitter, Maroc, l'arresto di Papa potenzialmente potrebbe avviare ufficialmente, per così dire, una nuova Tangentopoli, quindi questo è il rischio anche paventato da Berlusconi. E un altro lettore chiede, ritornando a quello che diceva Gomez sulla questione di Penati, se il salvataggio Tedesco è un'anticipazione di ciò che accadrà anche per Penati. E infine una domanda più tecnica, forse ci potrebbe rispondere il Orlando, ci chiedono se Papa in carcere continuerà a prendere lo stipendio, perché comunque è una domanda che arriva anche questa dalla rete. Comunque continuiamo a seguire tutto e poi interveniamo anche dopo. Orlando, subito a questa domanda. Temo che continuerà a prendere la sua indennità, perderà ovviamente la diaria perché non potrà essere presente nelle votazioni previste, e questo è un altro dei paradossi di questo sistema. Il paradosso di questo sistema, ricordiamo che Papa è anche un magistrato fuori ruolo e la sua carriera continua ad avanzare anche per anzianità, c'è da dirlo. Anche se devo dire che il CSM lo ha sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione di magistrato. Adesso però una curiosità, tra le tante che abbiamo ogni volta che osserviamo il TG1 di Minzolini, vediamo come il TG1 appunto della rete 1 Rai ha affrontato il tema di Alfonso Papa con una delle solite perle del direttore di Rai 1. Buon servizio, grazie. Poco fa il deputato del PDL Papa ha detto: mi sento un prigioniero politico. Al TG1 la prima reazione della moglie di Alfonso Papa, appena ricevuta proprio la notizia del sì della Camera dei Deputati all'arresto del marito. L'intervista è di Grazia Graziadei. Hanno preso questa decisione assurda, solo una questione politica. Il tempo testimonierà a favore di mio marito. Siamo orgogliosi, orgogliosi di andare avanti a testa alta, perché non abbiamo mai avuto nulla da nascondere. È un complotto. Woodcock, mi venisse a prendere pure a me, io non lo temo. Tuo marito Alfonso Papa è accusato di aver usato notizie riservate anche per ricattare. Mio marito non conosce il ricatto, è una persona per bene, onesta, è un uomo di onore. Noi non ricattiamo nessuno. Signora, queste persone venivano qua sotto casa chiedendo favori che mio marito non poteva fare e lo diceva. Secondo lei, per la giustizia italiana, questo che giorno è? È un giorno penosissimo. Adesso è l'ora che passiamo anche noi alle nostre vie, ne avremo legali. Ecco, direttore, forse Minzolini dovrebbe fare così con tutti i cittadini che finiscono in carcere, cioè intervistare poi le famiglie. Sì, diciamo che la signora Papa va compresa. Va compresa perché, chiaro, gli hanno arrestato il marito, va compresa anche perché abbiamo letto sui giornali che comunque anche lei ha in qualche modo, si è in qualche modo giovata dell'attività del Papa avvocato e onorevole. Ma venendo a Minzolini, c'è un aspetto grottesco e c'è un aspetto drammatico in quello che stiamo vedendo. L'aspetto grottesco sono questi servizi che cercano di occultare la verità, la realtà. L'aspetto drammatico è che da alcuni anni l'informazione più importante in Italia, perché ricordiamo che circa il 60% degli italiani si informano col TG1, dicevo da alcuni anni l'informazione è questa, cioè un'informazione che non tiene
assolutamente in conto quello che avviene, ma dà soltanto degli spicchi di realtà che è poi la realtà favorevole al Presidente del Consiglio Berlusconi e ai suoi amici. Tutto questo ha prodotto un crollo degli ascolti del TG1, un crollo nella raccolta della pubblicità, un crollo di credibilità di questo telegiornale, nel silenzio assoluto della RAI, dove i dirigenti pensano a tutt'altro, pensano a togliere di mezzo Report la Gabanelli dopo che hanno tolto di mezzo Santoro, non si preoccupano assolutamente di questo, è come se non fosse interesse di chi amministra il servizio pubblico farlo funzionare, anzi abbiamo visto che quando c'era una trasmissione come Anno Zero che faceva degli introiti è stata eliminata, mentre Minzolini viene tenuto in vita. Questo è l'esempio di cosa significa un'informazione, non un'informazione, la maschera di un'informazione nelle mani di personaggi che non vogliono informare, ma soltanto passare ogni sera una sorta di velina di Stato. È così, Sanzotta, un commento? Ma commento sul servizio, sì, non intervistare la moglie di uno che viene con cui si decide l'arresto è una cosa che certo tutte avrebbero reagito così, tutte le mogli, quindi non credo si poteva fare una cosa. Oggi ha fatto leva anche sui figli, ma sì, si poteva fare una cosa diversa. I figli piccoli, quindi mi sembra torno a quello di prima, mi sembra che la figura di Papa stia passando come da una parte come una specie di feroce criminale e dall'altra uno ingiustamente accusato. Noi abbiamo visto delle scene che sono assolutamente brutte da vedere, come l'avere un magistrato che ha a che fare con un ricettatore. Abbiamo visto alcune di queste cose. Sul resto c'è un processo in corso. Io credo che il Papa, e lo dico con molta serenità, non sarebbe mai passato l'arresto se non ci fosse questo tipo di clima. Probabilmente in altri tempi il processo sarebbe andato avanti, ma non ci sarebbe stato questo arresto. E anche la richiesta dell'arresto in sé è un po', come dire, un voler dare alla gente quasi una sorta di forcone, perché insomma l'arresto dovrebbe, ma non vale solo per Papa, vale per qualunque cittadino, e nel suo caso insomma pericolo di fuga non c'è, reiterazione del reato neanche, inquinamento delle prove a distanza di 2 mesi da quando è stato indagato, mi sembra che siano cose molto labili. La persona è diventata un po' la vittima e lui ha fatto una difesa anche nell'aspetto personale che anche a me è piaciuta poco, perché la difesa deve essere fatta su altri tipi, su altri livelli, ecco. Però indubbiamente diventa la vittima e vedo quella gente che esulta perché è stato dato un mandato d'arresto. A me questo scene non mi piace, evoca il forcone. La classe politica italiana ha tante responsabilità molto più gravi di quelle di Papa. Sanzotta, scusa, esageriamo, ma oggi praticamente il Premier ha detto siamo tornati al clima del 93, non è esagerato Gomez? No, il clima del 93 non c'è ancora, c'è una novità che è quella, è la rete. Per la prima volta una serie di notizie che prima ci venivano negate dai telegiornali, ma io non voglio, sono ben lungi da spezzare una lancia a favore di Minzolini, che probabilmente ha fatto il peggior TG1, anzi che certamente ha fatto il peggior TG1 degli ultimi anni, ma diciamo che il TG1 negli ultimi 10-15 anni non ha mai brillato per eccessiva indipendenza. Io ricordo quando anche al governo c'era il centrosinistra, direttori che quando parlavano determinati leader coprivano i fischi, mettevano gli applausi. Oggi siamo al parossismo. Con la rete però succede una cosa diversa. I cittadini riescono a ritrovarsi e soprattutto a conservare la memoria storica. Conservando la memoria storica ci si rende conto di quello che sta accadendo. Non si possono negare i passati e le situazioni delle persone. Insomma, tutti quelli che frequentano la rete sanno perfettamente che in questo governo ci sono 2 ministri che sono sotto processo, si ricordano che ci sono una serie di sottosegretari che hanno altro tipo di problemi, che in Parlamento siedono 19 pregiudicati. Questo è un patrimonio di conoscenza comune che prima la televisione ci negava. Di fronte al Parlamento che chiede ai cittadini di stringere la cinghia, non taglia i costi della politica, e in più si vede che chi si fosse trovato nelle condizioni di Papa e fosse stato un carabiniere, cioè un carabiniere latitante,
sarebbe stato immediatamente arrestato. Magari è sbagliato, possiamo discutere il principio della custodia cautelare, ci sono tante cose da discutere, però quello che era carabiniere accusato dello stesso reato per non finire in manette è dovuto scappare in Africa, se no finiva in manette. Papa, solo in virtù del fatto che era parlamentare, non faceva la stessa fine, e questa diventa un'ingiustizia palese agli occhi dei cittadini. E noi, a proposito di informazione, cerchiamo nel nostro piccolo di colmare questo vuoto informativo. Ricordiamo appunto, e anche questa sarà, non sarà demagogia, ma insomma gli italiani pagano, versano 1,5 miliardi di euro di canone, però poi alla fine finisce un po' come le scuole, cioè a giugno finisce tutto, va via Ballarò, va via Floris, vanno via Report, e resta per fortuna la rete, resta il fattoquotidiano.it. Noi ci prendiamo una pausa e La Stampa Bellezza torna tra pochissimo, seguiteci ancora, grazie. Dobbiamo mettere d'esposito. Io vedo. Io sento. Io parlo. Sentiti libero. Bisogna entrare in una dimensione saturnina della questione. Scelte controcorrente. Quasi rivoluzionario. Creativa. Irriverenti. Arte e cultura sono cose che non si mangiano. Nati sotto Saturno vuol dire essere malinconici. Non melanconica. Conoscere per fare. E riflessiva. Portateci lontano. Su Saturno. Uno dei pianeti più lontani rispetto al Sole. Per leggere la cultura. Su Saturno. 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 Su Saturno. E Saturno. Cultura che viene e cultura che va. Scappa. Io vedo. Io sento. Io parlo. Sentiti libero. Stampa Bellezza, noi prima di dare la parola ancora ai nostri ospiti diamo spazio invece a quelle che sono le anticipazioni del nostro giornale, in particolare proprio come seguirà il giornale Il Fatto, cosa pubblicherà domani mattina, cosa troveranno i nostri lettori in edicola. Lo facciamo attraverso Fabrizio D'Esposito, che si è occupato di questa vicenda insieme a Paola Zanca, e si è occupato proprio della vicenda Papa Tedesco. Fabrizio, dacci qualche anticipazione, dacci soprattutto i titoli. Grazie David, buonasera a tutti. Allora, il primo sfoglio del giornale, pagine 2-3, appunto, sono dedicati a questi due voti che hanno mostrato una Lega bifronte. Da un lato il tradimento alla Camera dei Deputati, che ha fatto infuriare Berlusconi, la Lega ha tradito, Papa in carcere, il titolo principale. Poi catenaccio alla Camera, decisivi voti del Carroccio e di parte del PDL. Berlusconi furioso, una vergogna noi garantisti. C'è da aggiungere che probabilmente Berlusconi chiederà un chiarimento con Bossi venerdì prossimo, e in queste ore, in questi minuti, circolano delle voci sul mistero della sorte di Bossi, che oggi allora, Fabrizio, scusaci perché c'è un piccolo problema tecnico legato ad una camera che ha sganciato. Io do semplicemente subito i titoli, poi dopo torneremo su di te. Il titolo appunto della firma di Fabrizio D'Esposito è: Tedesco non si tocca, al Senato finisce in rissa, il PD dice sì all'arresto ma vince la sceneggiata padana. Invece il pezzo di Paola Zanca, che è: la Lega ha tradito, Papa in carcere, la Camera decisivi voti del Carroccio di parte del PDL, Berlusconi furioso, una vergogna, noi i garantisti. Lei poco fa diceva la Lega sfascia tutto a questo punto. Ma io credo che qui sia evidenziato. Oggi abbiamo avuto due votazioni al mattino sui rifiuti a Napoli, dove sostanzialmente il governo ha proposto un sostegno a una mozione e poi lo stesso governo ha votato contro quella mozione. Un clima di confusione spaventoso, a conferma che non c'è la maggioranza, che la maggioranza si è rotta, ma credo che il voto su Papa conferma anche che la Lega si è rotta, perché se guardiamo i numeri sostanzialmente ci accorgiamo che mai il centrodestra era andato così in basso, 293 voti, e per arrivare a 319 dall'altra parte ne mancano 26, la Lega ha più che 26 parlamentari, e allora è chiaro che si è spaccata anche la Lega, una parte ha votato sì, una parte ha votato no. E la cosa che faceva impressione oggi era vedere che nei banchi del governo, quando c'era Berlusconi presente, non c'era nessun ministro della Lega. Calderoli è senatore, quindi non aveva motivo di stare, però era in giro e poi se n'è andato.
Bossi non è venuto e Maroni, ministro dell'interno in carica, si è seduto nel suo posto di parlamentare e non nel suo posto di ministro, quasi che volesse controllare chi votava come della Lega. Credo che non sia mai successo una cosa del genere, e corre voce che il capogruppo della Lega abbia fotografato col telefonino il voto che dava a favore dell'arresto di Papa. Credo che questo la dica lunga sul clima che c'è all'interno anche della Lega. Senta Orlando, però quello che naturalmente si chiedono poi tutti gli italiani, uno dirà, ma perché Papa in carcere e Tedesco no? Cioè, come a dire, è accusato di reati meno gravi? No, questo è francamente, siccome nessuno può pensare che vi sia un fumus persecutionis, non c'è un fumus persecutionis nei confronti di Papa, non c'è un fumus persecutionis nei confronti di Tedesco, si tratta di processi che devono essere celebrati e fa veramente specie sentire tutti questi soloni che discutono sull'opportunità e inopportunità dell'arresto preventivo, della carcerazione preventiva, della circostanza che questa è una cosa molto seria. Ma perché se lo pongono il problema soltanto quando riguarda un potente, quando riguarda un parlamentare, e non se lo pongono quando riguarda le migliaia e migliaia di persone che vengono processate, arrestate e poi riconosciute anche innocenti? Allora, o si affronta un problema complessivo che riguarda la normativa in materia e come funziona il sistema, o diversamente diventa francamente inaccettabile scoprire che le cose non funzionano soltanto quando riguarda il tuo compare, il tuo vicino o colui che appartiene alla tua casta. Detto questo, io credo che la Lega abbia sostanzialmente nei fatti giocato a tirare da una parte un tiro mancino a Berlusconi alla Camera, dall'altra parte un tiro mancino al PD al Senato. Io credo che sia questa la sintesi di quello che è accaduto oggi. Non so se studiato a tavolino, ma l'effetto certamente è questo. La Lega alla Camera ha dato un colpo molto forte a Berlusconi e al Senato un colpo molto forte al PD. Ma lei mette la mano sul fuoco sul voto dell'IDV al Senato invece? Ma io metto la mano sul fuoco sul voto dell'IDV al Senato, lo metto nel modo più assoluto, così come metto la mano sul fuoco, anzi abbiamo messo il dito in modo che fosse visibile alla Camera, e credo che lo stratagemma che abbiamo inventato ha spinto anche la Lega, diciamo, a non fare troppo il doppio gioco, perché probabilmente senza questo sistema di controllo del voto, ancorché segreto, forse la Lega sarebbe stata molto più contro Maroni anziché con Maroni, molto più cioè contro l'arresto di Tedesco piuttosto che di Papa, piuttosto che a favore dell'arresto di Papa. Noi abbiamo sperimentato di mettere il dito indice della mano sinistra dentro la feritoia, in modo che chiunque potesse vedere che votavamo per il tasto verde che sta a sinistra e non riuscivamo a raggiungere il tasto rosso che sta alla parte opposta della feritoia. Avete il dito verde? Abbiamo l'indice verde in questo caso. Senta, direttore Sanzotti, a voi come giornale siete a Piazza Colonna, siete a pochi metri da Palazzo Grazioli, è uscito Berlusconi, ha subito convocato gli stati generali del PDL. Che è emerso da questa riunione e che sta emergendo? Beh, credo che sia ancora in corso la riunione, o comunque non so se è terminata da poco. Ma certo è un momento molto difficile, perché soprattutto c'è questa richiesta di chiarimenti nei confronti della Lega. Cioè, la Lega è stata al centro della politica italiana negli ultimi anni per colpa del centrodestra e per colpa anche del centrosinistra. Cioè, un partito che è diventato, io non credo da solo potesse diventare l'ago della bilancia nel nostro paese, lo è diventato perché è stato corteggiato dalla sinistra a lungo, è stato corteggiato e anzi poi si è alleato con il centrodestra e ha creato delle situazioni anomale. Noi diciamo che la politica italiana ha inseguito la Lega su molti aspetti, e anche su cose sono state tollerate delle cose secondo me intollerabili, come gli attacchi che sono stati fatti all'Unità d'Italia, alla bandiera, all'inno. Sono cose che a mio avviso non sono a Roma Capitale, sono cose che non andavano e non vanno tollerate. Adesso la Lega a mio avviso è in una profonda crisi, è finita l'epoca di Bossi. In qualche modo Bossi ha questo legame di ferro con Berlusconi, ha cercato di difenderlo facendo la voce grossa su alcune questioni e poi costretto a tornare indietro. Io penso che il popolo leghista da questo punto di vista non lo segua più tanto, o comunque è perplesso. E una parte della Lega evidentemente sta prendendo
c'è un'opposizione interna che esce fuori allo scoperto. In questi casi uscirà, a mio avviso, fuori ancora ulteriormente in seguito. Cioè, c'è un fatto umano, nessun leader è eterno, nessun leader può pensare di guidare un partito o un gruppo per sempre, perché poi arriva un momento in cui è costretto a lasciare a qualcun altro. E Bossi, secondo me, si è illuso di poter essere fino alla fine il capo indiscusso di un partito. Questo mi sembra i fatti. Non... Sì, insomma, Berlusconi ha in qualche modo dato forza a un partito, è un leader riconosciuto da tutti, non ce n'è nessuno che mette in discussione Berlusconi all'interno del PDL. All'interno della Lega sì, e lo fanno anche in modo abbastanza palese. Direttore Badellaro, ma dobbiamo abituarci adesso da qui ai prossimi mesi ancora a continui vertici affinché Berlusconi trovi poi altri voti in Parlamento? Oggi mancavano, a proposito del vostro giornale che segue anche molto le vicende di Futuro e Libertà, mancavano per esempio Urso e Ronchi, che, devo dire la verità, noi incontriamo spesso qua in giro, Urso sempre con il cane e l'iPad, che però quando deve andare in Parlamento oggi era stranamente assente. Insomma. C'è stato un atto, che è quello della manovra finanziaria, che segna lo spartiacque tra la sopravvivenza, sia pure stentata, ma comunque sopravvivenza del governo Berlusconi, è uno stato invece di degrado che sarà sempre più crescente, probabilmente fino alla crisi, a una crisi che a questo punto sembra inevitabile. Perché? Perché noi non teniamo in conto, siamo molto attenti a tutti i meccanismi, giustamente, interni, cosa succede dentro la Lega, cosa succede dentro il PDL, però noi siamo dentro una bufera economica globale, internazionale, europea soprattutto, che in queste ore sta conoscendo una pausa, ma è soltanto una pausa secondo quelle che sono le previsioni di chi conosce questi meccanismi. E sarà necessario molto probabilmente un altro intervento sui conti pubblici italiani. Non ce lo chiederanno subito, ce lo chiederanno tra qualche mese e allora sarà dura. Sarà dura perché già questa manovra è andata a incidere sulla carne viva dei cittadini che sono di centrosinistra ma anche di centrodestra, perché non è che esistono soltanto i contribuenti di centrosinistra, esistono anche quelli di centrodestra, esistono i pensionati di centrodestra, esistono le persone che pagano il ticket e che votano a destra. Ora, questo elettorato si è visto colpire dal governo che ha votato, quindi c'è già un contraccolpo che si è visto anche alle ultime amministrative, non avevamo avuto la finanziaria, c'è un contraccolpo sui consensi, che ormai non consente più alla Lega di tirare troppo la corda. La Lega si sta entrando in una crisi proprio elettorale molto, molto forte. E questo, evidentemente, se si arriverà a una nuova richiesta di manovra finanziaria, probabilmente si arriverà alla crisi vera e propria. Non è sfuggito a nessuno che la parte più importante della manovra finanziaria è stata rinviata alla prossima legislatura, al prossimo governo. Cioè, questo è un governo che non è in grado a malapena di sostenere questa manovra, ma non è in grado assolutamente di sostenere nessun altro impegno che l'Europa debba chiederci. Tra gli impegni del governo, ricordiamocelo, oggi o domani lo troverete appunto sul nostro giornale a pagina 3, la settimana prossima è un'altra giornata topica per quanto riguarda un altro deputato del PDL sotto accusa, che è Marco Milanese. Chi è Marco Milanese, Peter Gomez? Beh, Marco Milanese è un ex ufficiale della Guardia di Finanza che ha lavorato lungo a Milano, di origini campane, ha partecipato anche a Mani Pulite, è stato, diciamo, spesso a lungo discusso all'interno della Guardia di Finanza e dopodiché è diventato, da qualche anno fa, diventò il più stretto collaboratore, uno dei più stretti collaboratori del ministro Tremonti, prima a suo attendente di campo. Il punto di Milanese è che dopo tanti anni si scopre, sulla base di dichiarazioni di imprenditori che erano a lui vicini, tutte da dimostrare e quant'altro, che Milanese si faceva passare un sacco di soldi, esattamente come Papa, in cambio di informazioni
la similitudine è straordinaria in campo di formazione su inchieste che sarebbero state in corso. Abbiamo scoperto così che Milanese è un uomo ricchissimo e che addirittura il ministro Tremonti viveva a Roma per i 3-4 giorni che trascorreva a Roma al di fuori di Pavia in una casa pagata 8.500 euro per Milanese, il che pone di fronte a una domanda di tipo politico. Al di là del fatto che certamente si dice che Tremonti tranquillizza i mercati, ci troviamo di fronte a un ministro che o delle due l'una, o non si era accorto di niente e dato che questi comportamenti andavano avanti secondo le ipotesi di accusa da anni, ci sarebbe da chiedersi come mai non è stato in grado di accorgersi di niente e se un uomo che non si accorge di nulla è davvero l'uomo giusto al posto giusto come ministro, oppure ha qualcosa da nascondere. E non sono delle belle domande quando si pensa che in Italia si dice che i mercati si appendono a Tremonti. Ecco, ricordiamo appunto che Marco Milanese è un po' una primula russa in questo periodo, non lo si trova mai, tra l'altro è anche compagno di Manuela Bravi, che è la ex portavoce del ministro Tremonti, anche lei è toccata dell'inchiesta, noi neanche a farla apposta, ieri siamo usciti dall'ufficio, l'abbiamo beccato qua sotto ed erano lui e la Bravi insieme e vediamo come è andata a finire. Mandiamo in onda il servizio, grazie. Onorevole Milanese, una battuta per il Fatto Quotidiano. È sereno per il voto sul suo collega Papa? Una battuta per domani, è teso per il voto parlo, di domani. Ma non parlo, guardi, lasci. Oggi ci può chiarire alcuni rapporti con la Guardia di Finanza? Che ci può sa dire? Ma riguardo queste cassette che ci sa dire? Oh, Dio mio. Ma che ci sa dire riguardo queste cassette? Riguardo l'appartamento di via Campo Marzio in uso a Tremonti? Beh, può darci una dichiarazione però, perché no? Dottoressa Bravi, una domanda, si fermi un attimo. Ecco, Milanese non rilascia dichiarazioni, appunto, Sanzotta. Qualche sconquasso lo sta già portando perché probabilmente ci saranno dei cambi ai vertici della Guardia di Finanza. Questo è un aspetto che riguarda la Guardia di Finanza, ma secondo me lo sconquasso di Milanese avviene nel momento in cui vengono chiesti agli italiani dei sacrifici, in cui un governo, ma se fosse stato un governo di sinistra avrebbe chiesto ugualmente dei sacrifici agli italiani e nessuno è contento di pagare ticket, di pagare più tasse o comunque... Non ce n'è nessuno di nessun partito che può essere soddisfatto di questo. Però quello che dico io, proprio che il clima che si crea, quando si chiedono dei sacrifici, al di là dei due tempi della manovra, contemporaneamente bisogna anche dare dei segnali. Noi contemporaneamente abbiamo avuto due segnali che sono andati all'opinione pubblica. Da una parte addirittura la difesa delle province, e sfido chiunque, una sola persona a difendere le province che funzione hanno. La raccolta firme sì. Che parte dall'8 luglio, devo dire la verità che però è arrivata anche un po' buon ultimi, ci ha provato Libero di Feltri, poi sì, dopodiché abbiamo, tutto è un po' cascato nel nulla. Ma non avendo il problema di dover rispondere a nessuno, in qualche modo continuiamo una battaglia che sentiamo che i cittadini sentono proprio. Se vogliamo possiamo aggiungersi tutti i consulenti, regioni, comuni, ministeri, che sono una cifra enorme, calcolata credo a Brunetta intorno ai 2 miliardi e mezzo, o i 20 miliardi che si spendono l'anno per le auto blu. Noi abbiamo un patrimonio di auto blu assolutamente ingiustificato. Dico, tutto questo avviene nella classe politica che addirittura non fa un gesto, che non significava l'abolizione delle province, ma era un impegno di abolire le province, non fa neanche questo, non toccano niente, contemporaneamente c'è un signore che lavora in un ministero che dispone di ricchezze immense e poi si chiedono i sacrifici agli italiani. Queste cose messe insieme sono un effetto dirompente, secondo me il voto di oggi ne è in qualche modo l'elemento ed è la cosa probabilmente che dividerà la Lega e divide la Lega anche. Io do spazio adesso a Giampiero Calapà perché è sulle agenzie di stampa per aggiornarci le vicende Papa Tedesco ma anche il resto delle notizie. Quali sono gli ultimi aggiornamenti, Calapà? Ma allora, gli ultimi aggiornamenti sono che sarebbe finito un vertice a Palazzo Grazioli. Da questo vertice emerge che Berlusconi avrebbe detto che chiarirà con Umberto Bossi quanto avvenuto oggi in Parlamento. I parlamentari del PDL avrebbero fatto intendere a Berlusconi che chiaramente il problema sarebbe stata la divisione interna alla Lega
tra gli uomini del cerchio magico vicini a Bossi e i maroniani che, così come il ministro degli interni ha voluto, avrebbero votato per l'arresto di Papa. Quasi contemporaneamente Papa, che voleva presentarsi, costituirsi al carcere di Orvieto, è stato raggiunto dal provvedimento della Guardia di Finanza e il GIP avrebbe deciso per il carcere di Poggioreale e pare che in questo momento sia proprio in auto verso Napoli. Altre cose che le agenzie rilanciano con forza, David, sono le esultanze del popolo della Lega nei siti web afferenti al mondo leghista e allo stesso tempo il silenzio più totale nei siti del PDL. Questo fa capire anche quanto la base leghista sia poi molto più distaccata rispetto a quelli che poi sono i suoi rappresentanti in Parlamento, Gomez? Guarda, noi che siamo a Milano, dalla redazione Milano ce ne accorgiamo, abbiamo capito che a Milano la Lega alle ultime amministrative non ha avuto il risultato che sperava di avere per l'abbraccio mortale con Berlusconi, anzi diciamo che il leader della Lega milanese Matteo Salvini, che è molto sentito dalla base, giovane, molto vicino, l'ha detto anche esplicitamente. D'altra parte, tutte le volte che tu chiacchieri appunto con i vertici leghisti ti dicono chiaramente: noi a Berlusconi non molleremmo, però non sappiamo cosa fare, vogliamo aspettare ottobre, novembre, quando abbiamo due passaggi importanti sulla legge del federalismo, e finché non troviamo un altro governo che possa fare una legge elettorale che ci possa garantire la nostra esistenza anche indipendentemente dal PDL, siamo costretti a rimanere abbracciati. Ma è chiaro che loro ti dicono, e te lo dicono esplicitamente, sentono Berlusconi come un cadavere che corre di portare a fondo anche la Lega. È quello che forse rimprovera la base anche di non fare abbastanza per quanto riguarda i tagli alla casta, i tagli ai costi della politica. Noi questo sarà il tema prossimo tra pochi minuti, ma intanto noi ci diamo un'altra pausa e torneremo fra poco con La Stampa Bellezza. Grazie. Io vedo, io sento, io parlo. Sentiti libero. Bisogna entrare in una dimensione saturnina della questione. Scelte controcorrente. Quasi rivoluzionario. Creativa. Irriverenti. Arte e cultura sono cose che non si mangiano. Nati sotto Saturno vuol dire essere malinconici. Non melanconici. Conoscere per fare. E riflessiva. Portateci lontano. Su Saturno. Uno dei pianeti più lontani rispetto al Sole. Per leggere la cultura. Su Saturno. 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 Su Saturno. E Saturno. Cultura che viene e cultura che va. Scappa. Io vedo. Io sento. Io parlo. Sentiti libero. Adesso a occuparsi invece di quelli che sono la casta, i privilegi, i tagli ai costi della politica. Il merito va ad un precario, forse, o chissà, non si capisce bene neanche se si trattasi di un vero portaborse, questo Spider Truman che ha sollevato sulla rete, appunto, a proposito Gomez, su Facebook ha già oltre 360.000 fan, ha raccontato probabilmente quelli che sono gli estratti del libro di Stella Rizzo, appunto La Casta, però ha cominciato a raccontare tanti privilegi che indignano gli italiani. La nostra Irene Buscemi questi giorni è andata proprio a interrogare i nostri deputati e senatori a capire cosa ne pensano le proposte che stanno facendo per quanto riguarda i tagli ai privilegi. Grazie. Abbiamo pronto il decalogo sui tagli dei costi della politica. Riguardano gli stipendi, riguardano i vitalizi, riguardano i rimborsi, i fatti concreti entro il mese di luglio. Onorevole, pensa che il PD abbia la credibilità per parlare di tagli dei costi della politica? Certo, perché no? Anche voi non godete di privilegi, infatti, di li vogliamo eliminare. Vitalizi? Ah, io guardi, io sono la prima legislatura. Ci sono 25 proposte di legge sui tagli e cos'è la politica che sono rimasti nel cassetto di Camera e Senato.
perché non sono andati avanti da 5 anni, insomma. Che non riguarda la maggioranza che non li calendarizza. Però potevate insistere anche su questo punto. Che aspettate l'indignazione sempre della gente che si muove su internet? Basta che la gente cambi il governo e noi queste cose le avevamo fatte. Perché non avete parlato di Così è la politica prima della manovra? Lei che mestiere fa? La giornalista? Sì. E allora si preoccupi di fare bene il suo mestiere, noi cerchiamo di fare bene il nostro. Qua si dimentica che i deputati in questi ultimi 4 anni hanno diminuito di 5.000 euro le loro spettanze. La magistratura è una casta? La Consulta è una casta? Il Consiglio Superiore della Magistratura è una casta? Allora per piacere diamo tutti un proprio apporto anche qua in termini generali. Non si vada a colpire soltanto la casta dei politici, ma si vada a colpire le caste. Ma lei a qualche perché? Privilegio rinuncerebbe, ministro? Ma io guardi. Auto blu, lei è qua con la Sport. Mi ha trovato con l'auto blu. Ai voli pagati, ai treni pagati, guardi, alla tessera per gli spettacoli. È come il discorso del Parlamento e del mondo. Ognuno si regola in coscienza. Se io le dovessi dire i privilegi a cui rinunzio farei a mia volta demagogia. Se i risparmi, i tagli e i sacrifici che tutti i cittadini italiani devono fare si riducono a un sentimento di antipolitica, io non ci sto e non me ne frega niente di quello che pensano gli ascoltatori che mi stanno guardando in questo momento. Su i tagli alla politica? Sì, che bisogna farli. E se non li fanno li mandano via col forcone. Allora, c'è da dire innanzitutto che Tremonti ha detto che taglierà del 10% i vitalizi dei deputati, dei parlamentari. Lei è preoccupato, Orlando? Ma io credo che sia preferibile seguire un sistema diverso, consentire il vitalizio proporzionato ai contributi che si versano. Mi sembra che sia la soluzione che si apre per qualunque attività. Non capisco perché non bisogna applicarla per un parlamentare. Non si capisce perché il parlamentare debba avere una somma che non ha nessun rapporto con i contributi che ha versato, che abbia la somma che sia corrispondente ai contributi che ha versato. Ma secondo passaggio, i costi della politica è un'espressione terribilmente ambigua e bisogna stare molto attenti quando si affronta questo tema. Intanto, il primo problema è i costi della politica nascono dal fatto che ci stiamo rassegnando all'idea che una persona si impegna in politica e diventa ricco, non per l'indennità che prende. Siamo tutti a discutere se personaggi come, faccio un esempio, come Cuffaro, che vergogna, la mafia, i rapporti con la mafia, parlo di un condannato, quindi potrò parlarne, ecco, diciamo, spero di poterne parlare almeno. Ma c'è uno, dico uno, che di Cuffaro ricordi che è diventato uno degli uomini più ricchi della Sicilia? Questo non indigna nessuno. E lo è diventato con l'indennità parlamentare? Allora, il tema di fondo è esattamente questo. I costi della politica sono ovviamente colpire i privilegi, colpire i benefici, significa anche evitare privilegi insopportabili, significa anche però intervenire strutturalmente. Che ci stanno a fare 1.000 parlamentari, che è francamente uno spreco spaventoso, significa anche perché non abolire le province, che è un altro spreco spaventoso, perché non imporre l'unione dei comuni, che è un altro spreco spaventoso. Noi abbiamo fatto una contromanovra sostanzialmente facendo battere i conti coi tagli e costi della politica, quali sacrifici in meno si sarebbero chiesti ai cittadini. Faccio un esempio per tutti. Basti pensare che con due scelte, la obbligatoria unione dei comuni, costringere i comuni a fare un'unione per gestire insieme i servizi. Ma si può ammettere in un sistema di federalismo fiscale che un comune di 500 abitanti e 10 comuni di 500 abitanti abbiano 10 segretari comunali, 10 responsabili del personale, 10 responsabili della polizia municipale, 10 servizi di scuola bus? Ovviamente non è possibile. Allora, se noi costringiamo 4.000 comuni a unificare i servizi, non aboliamo il campanile se non c'è la rivoluzione, ma unificare i servizi, noi possiamo tranquillamente... Posso interrompere? Prego, no. Certo. Al di là della posizione dell'Italia dei lavori che sono note, qua quello che manca è il valore dell'esempio, cioè il fatto che qualcuno dia un esempio. Allora, i cittadini sono sconvolti dal fatto che lei, assolutamente meritati, credo che ogni mese si metta tra indennità, busta paga, eccetera, in tasca circa 10.000 euro. Certo. Esatto, ma se un partito politico dicesse io ai miei iscritti, e c'è chi lo fa, sì, dico ragazzi voi in tasca ve ne mettete 6.000, gli altri 4.000, tutto il PD, tutta l'Italia dei Valori, tutta la Lega, tutti
che sia più difficile, li mettiamo in un fondo comune, li mettiamo a disposizione per i ricercatori. Non sarebbe un esempio immediato al paese piuttosto che venirci a raccontare? Voi ci avete provato, venirci a raccontare per l'ennesima volta. Allora, Calderoli che dice bisogna riformare la Costituzione, il PD abbiamo i 10 punti, voi ci avete provato con le province e vi è andata male, quelli che stanno fuori hanno... Noi siamo l'unico gruppo parlamentare che ha rinunciato alla cosiddetta legge mancia, cioè voi sapete cosa succede in questo Parlamento? Succede che ogni anno sostanzialmente si stanzia una somma che viene destinata su indicazioni dei singoli gruppi parlamentari, per cui viene chiesto di fare un intervento per una struttura privata piuttosto che un contributo a un'associazione, ed è una forma legalizzata di clientela. Noi ci siamo rifiutati di partecipare a questa spartizione, ma voglio dire, è anche vero questo, è vero che noi contribuiamo ovviamente con i nostri 1.500 euro al mese al funzionamento della vita del partito, ma il tema di fondo, insisto, non si può pensare che un partito diventi più povero consentendo al partito che è più ricco ovviamente avere più mezzi e più possibilità. Per questo occorre un intervento strutturale e non basta l'intervento volontario. A proposito di spese, che poi la toccava da vicino, io presento l'altro ospite che è Emiliano Boschetto, perché si è detto appunto che dietro appunto Spider Truman, questo anonimo che denuncia Spider della Casta, ci sia proprio un assistente parlamentare, quello che volgarmente viene chiamato portaborse dei deputati. Emiliano Boschetto è del coordinamento degli assistenti parlamentari e da tempo denuncia una cosa grave, denuncia il fatto che cosa, Boschetto? Ma più che denuncia, una richiesta di riforma e di fare chiarezza della modalità in cui vengono remunerati i collaboratori parlamentari, perché nell'attuale sistema sostanzialmente c'è un fondo destinato, che però è destinato solo nominalmente perché passa direttamente nella tasca del singolo deputato, il quale lo può utilizzare a suo piacimento. Come nel mio caso viene fatto un contratto di lavoro come in tanti di noi, ma ci sono alcuni che non lo utilizzano. Quanto ammonta, Boschetto? Il fondo adesso ammonta a 3.690 euro, è diminuito di 500 euro a gennaio, a questo gennaio, è stato decurtato 500 euro questo fondo e 500 euro il rimborso di viaggio, quindi è stato tagliato 1.000 euro. La nostra richiesta è che questo fondo sia veramente destinato, cioè venga investito, venga dato dalla Camera solo nel momento in cui viene fatto sussistere un rapporto di lavoro. Questo è il cosiddetto modello europeo, cioè noi non chiediamo una rivoluzione, chiediamo che questo fondo... Quanti sono i deputati che destinano poi realmente agli assistenti parlamentari questa cifra? Allora, il dato dell'anno scorso, perché c'è una indagine anche dell'Ispettorato del Lavoro, una inchiesta delle Iene tempo fa, è di 230 collaboratori alla Camera, quindi ci sono 400 deputati che lo utilizzano in altro modo, non necessariamente, sono alcuni che lo danno al collegio, alcuni che presumibilmente che se lo tengono. Lei ce l'ha l'assistente, Orlando? Questi 4.000 euro al mese? No, su parecchi contratti, perché ho diritto ad avere parecchi contratti con il Presidente di Commissione, li ho tutti utilizzati in base alla normativa vigente. Il problema che si pone però è anche un altro. Esiste il fenomeno... Tornando un attimo, ma sì. La curiosità che ho io, che avranno anche tantissimi italiani, Boschetto, cioè quando voi siete accanto al deputato, cioè qual è la vostra vita? Cioè andate insieme nel volo pagato, come vi spesate, che fate? Guardi, la tipologia, purtroppo un problema è pure questo, non è... Essendo riconosciuto in realtà la figura del collaboratore parlamentare, c'è chi fa segreteria, c'è chi fa detto stampa, c'è chi fa legislativo, c'è chi fa il classico portaborse che segue ovunque il deputato, quindi purtroppo non può essere definita la figura del collaboratore, purtroppo per fortuna è un lavoro creativo. Il problema è che, ribadisco, risultano 400 deputati che utilizzano questo fondo in altro modo. Noi abbiamo fatto un calcolo che domani entrasse in vigore il modello europeo, cioè ti erogo quel fondo solo nel momento in cui stabilisce un contratto regolare, la Camera risparmierebbe 17 milioni di euro circa, e sono proprio quei soldi che vengono comunque erogati a prescindere da destinazione. Questa è una riforma di sistema. Attenzione, una cosa sola dico: se si facesse invece un taglio lineare agli stipendi dei parlamentari, come quello dei 1.000 euro di quest'anno o come quello dei 3.000 dell'anno che si è vociferato, paradossalmente i parlamentari più virtuosi, che adesso hanno staff, quindi hanno contratti in regola e pagano e sono quelli che lavorano di più, in commissione, verrebbero penalizzati più di chi quei fondi li utilizza in altro modo o possibilmente li... Grazie Boschetto, senza contare poi il Senato. Direttore, fa un po' specie vedere poi il direttivo praticamente del Partito Democratico fa vedere appunto che Veltroni poi arriva con la scorta e la macchina blu. Sì, ci sono tre aspetti.
oltre a quello che tu dici, che la classe politica non sia stata mai amata in Italia dai cittadini, ma non è soltanto un fenomeno italiano, è cosa nota. Secondo, è vero che i parlamentari non sono popolaristi, ma lo sono ancora di meno da quando questa legge elettorale, detta anche la legge Calderoli o della Porcata, ha fatto in modo che fossero nominati e non eletti, quindi quel contatto che comunque esisteva tra elettore e eletto è andato completamente perduto, e quindi per molti italiani quei signori che si siedono al Senato e alla Camera sono per lo più degli sconosciuti, non tutti, non bisogna generalizzare, ma in genere è così. Ma il terzo aspetto, secondo me il più importante, noi di tagli alla politica sentiamo parlare da quando abbiamo cominciato a fare questo mestiere, sono passati credo 30-40 anni, no? Adesso ne parlavate prima, Calderoli fa le sue proposte, Letta fa il decalogo, bisognerebbe fare questo, bisognerebbe fare quell'altro, non si fa nulla. Questo è un paese dove non si fa nulla, si fanno soltanto le cose sotto l'emergenza, come per esempio le manovre economiche. Allora, quello che colpisce di più la gente normale è che sono tutte parole al vento. La credibilità della politica è la credibilità delle parole vuote, delle parole senza senso. Lo sappiamo perfettamente che non verrà fatto nulla e che gli unici tentativi di mettere mano a questa situazione sono quelli che citava l'onorevole Orlando, quando si decide per esempio di rinunciare a una prebenda, quello sì, o come quello che diceva Peter, perché non dare un segnale politico, anche minimo. Per il resto io sono, come direttore del giornale, favorevole a eliminare qualsiasi articolo che parli di proposte per tagliare i costi della politica, non se ne può più. Senta Orlando, ma una curiosità, ad esempio la tessera spettacoli c'è ancora, ce l'avete? Io non l'ho mai usata, perché ogni tanto l'ho mai ritirata, non l'ho mai usata. Noi giornalisti, andando allo stadio, al teatro, al cinema, assistiamo alle volte a delle brutte scene, riconosciamo i deputati che favoriscono questa tessera come se mostrassero un orologio rubato, lo fanno di nascosto. Io non l'ho mai ritirata, non l'ho mai usata, e non so se ho fatto un errore, ma insomma sono in queste condizioni. Federico Mello, le reazioni al tema della casta dei costi della politica? Tantissime reazioni, Davide, ringraziamo tutti per la partecipazione. Avete visto, oggi è stata una prima puntata, quindi per le prossime volte ci organizzeremo meglio come tempo, non riusciamo a dare spazio a tutti. Dico delle cose random, c'è chi ricorda naturalmente in questi giorni la figura di Borsellino, il suo esempio di onestà in confronto a quello che si vede in Parlamento, è travolgente la richiesta di dimissioni che riguarda Tedesco, che emerge da tutti i social network, dai commenti nel nostro sito. C'è una richiesta anche a Napolitano, al presidente Napolitano, di staccare una spina. Ci sono anche delle battute che ci mandate tutti voi, da chi dice la casta bellezza, a chi, citando il famoso Bersani in versione crozza, dice: oh ragazzi, non siamo mica qua a tagliarci i privilegi, scrive per esempio Marco Mav su Twitter. Visto anche il tempo finito, forse girerei un'ultima domanda ai nostri ospiti, tantissimi i temi, anche il Parlamento pulito e appunto la questione Penati, però una domanda che poi forse è la domanda proprio del 9, quanto manca, scrive Gino, quanto manca prima che tutto crolli? No? E forse questa domanda merita almeno un'ipotesi di risposta. Sanzotta, quanto manca? Crolli niente, perché questo paese in certi momenti, nei momenti dell'emergenza, ha dato anche prova di grande forza, quindi ci auguriamo che ci sia. Invece noi abbiamo un problema economico, non solo l'Italia ma tutta l'Europa, domani è una giornata molto importante, le sorti di un paese non sono legate solo ad un paese ma sono legate anche ad altre situazioni. No, ma volevo dire una cosa, io non vorrei, perché sono d'accordo con col direttore Pannellaro quando parla degli articoli che parlano dei modi per ridurre i privilegi. Noi spesso puntualizziamo tutto su quello che è Montecitorio e il Senato, lì certo bisogna tagliare eccetera, ma mi spiegate perché se un politico che si presenta in un consiglio regionale viene trombato e si crea una società per azioni dove entrano e non si capisce che cosa facciano, perché c'è questa valanga di consulenti? A me dà fastidio come cittadino girare per Roma e trovarmi queste macchine blu dovunque, comunque, che non riguardano i parlamentari poi nella gran parte,
riguardano a volte dei funzionari, riguardano enti, associazioni, cioè c'è un malcostume veramente generale che riguarda tantissime persone. Cioè, se noi voi mettiamo... siete di fronte a Palazzo Chigi, avrete visto dal vostro piano che esiste anche una bisteccheria, l'abbiamo chiamata noi proprio su Palazzo Chigi, sì, che è stata allestita dalla, di fronte, a decine, certo, di migliaia di, sì, euro. Queste sono le cose che indignano e sono le, come dire, le punte, i fatti più clamorosi o più evidenti, però c'è uno spreco totale, complessivo, che riguarda tutti, va dal comune, alle comunità montane, alle ASL, cioè c'è un qualcosa di profondo, cioè mettere mano a tutto questo, secondo me dovrebbe essere un programma di governo, ma vero, al di là poi del taglio dei 1.000 euro a un parlamentare, che certo deve venire, deve avvenire, ma non è quello secondo me il grosso. Noi abbiamo veramente una manovra economica fatta di sprechi, e questo oggi nelle nostre situazioni economiche non è più tollerabile. A proposito di sprechi, domani io do un'anticipazione del giornale, un bellissimo pezzo a firma di Carlo Tecce, di tutto di più in Rai, un dirigente addetto ai premi, Antonio Bruni, per mestiere ritira targhette e scrive poesie su cetriolo. Cioè esistono anche dirigenti Rai probabilmente da 40.000 euro in su che vanno a ritirare i premi in tutto il mondo. Carlo Tecce scrive questo articolo che è anche spassionato, cioè va a ritirare salami, vini, maglioni di lana, soprattutto targhe. Lui dice la pubblicità non ha prezzo, tutto questo per la Rai. È andato anche in Norvegia a ritirare un prosciutto. Ma a proposito di, a nome della Rai, quindi a nome di noi contribuenti, a proposito di casta, un'altra anticipazione, perché Stefano Citati ci parla di un'altra vicenda che però riguarda gli esteri. Le caste naturalmente non ci sono solo in Italia, a parte i problemi che vediamo in questi giorni in Gran Bretagna, Cameron, Murdoch e il dibattito sulle intercettazioni, c'è la casta cinese, ovvero si stanno moltiplicando i casi, come vedete nella pagina, di processi, in questo caso condanne a morte per tutti i burocrati e alcuni funzionari politici corrotti, e l'informazione ufficiale del Partito Comunista comincia a dare le cifre di questa corruzione: 124 miliardi di dollari dal 1995 al 2008. Insomma, anche la Cina sta cercando di fare pulizia e credo che ci abbia parecchio lavoro da fare. E a proposito di questione morale, Stefano Citati, noi ricordiamo che domani il Fatto pubblicherà appunto a 10 anni fa moriva uno dei più grandi giornalisti italiani, che è appunto Indro Montanelli. Il Fatto lo ricorda con una lettera mai pubblicata, scritta a metà degli anni 50 al collega Edmund Stevens. Il caso Montesi, Montanelli e l'eterna questione morale, a firma appunto di Marco Travaglio, con questa lettera inedita appunto scritta da Indro Montanelli. E la Stampa Bellezza finisce qui questa prima puntata, però noi torniamo venerdì alle 22.30 sempre in diretta streaming. Domani o tra poche ore troverete l'intera puntata sul sito del fattoquotidiano.it. Ringrazio tutti e ringrazio anche tutti i tecnici che hanno collaborato a questa prima puntata. Buonasera. Io vedo. Io sento. Io parlo. Sentiti libero. Bisogna entrare in una dimensione saturnina della questione. Scelte controcorrente. Quasi rivoluzionario. Creatività. Irriverenti. Arte e cultura sono cose che non si mangiano. Nati sotto Saturno vuol dire essere malinconici. Non melanconica. Conoscere per fare. E riflessiva. Portateci lontano. Su Saturno. Uno dei pianeti più lontani rispetto al Sole. Per leggere la cultura. Su Saturno. 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 Su Saturno. E Saturno. Cultura che viene e cultura che va. Scappa. Io vedo. Io sento. Io parlo. Sentiti libero.